Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Ringrazio Patrizia che è qualche anno che ci vede basta se grazie, insomma. Il vicepresidente Rodi, che anche se non c'è Marco, non è il presidente. Io mi chiamo Marco e insieme a Milo, che in realtà si chiama Roberto Stramiglioni, ma non ce lo chiama neanche la madre. Facciamo parte del gruppo Spero come tutti noi. Siamo quindi sia Spagnolo ovviamente, ma anche tutti e tre subacquei. Però noi tre, la fine è solo Spero. non basta avere le due qualifiche, cioè essere Spero e essere subacquei, per essere Spero sub, ma bisogna fare percorso didattico per poter apprendere le conoscenze necessarie a svolgere questa attività. Marco, vogliamo far vedere, mostriamo un video promozionale fatto durante il nostro corso in Spagna. Praticamente questo che vedrete è l'ultima parte. Thank you.
fortunatamente siamo riusciti a portare a casa la medaglia di oro. Una volta entrati, si apre una sala principale molto suggestiva,
con stalattiti e stalagmiti di tutte le dimensioni, completamente ricoperte da uno strato di organismi bentonici, come spugne, madrepore, serpulidi, che mostrano tutti i loro meravigliosi colori. Studiosi di tutto il mondo le hanno analizzate, scoprendo un vero e proprio archivio dell'evoluzione climatica del nostro pianeta. Per farlo, hanno prelevato stalattiti e stalagmiti a diverse profondità. Queste formazioni calcaree, che siamo abituati a vedere nelle grotte aeree, si formano per il gocciolamento dell'acqua che filtra dal terreno e deposita minerali, in particolare carbonato di calcio. Per crescere di qualche centimetro, una stalattite può impiegare anche migliaia di anni. Si allaga, la crescita delle stalattiti si interrompe perché non avviene più il gocciolamento e neanche il deposito di carbonato di calcio. Selezionando le stalattiti, gli studiosi hanno trovato strati alternati di composizione diversa, alcuni di origine calcarea formate quando la grotta era asciutta ed altri di origine marina formati nei periodi in cui la grotta era allagata. Calcolando la data di ogni strato con il carbonio 14, è stato possibile leggere una cronologia completa, disegnando con precisione l'andamento del livello del mare negli ultimi 250.000 anni. Dalla sala principale, che raggiunge 20 metri di profondità, i subacquei più esperti si possono avventurare verso due percorsi diversi che portano ad un colonnato che corre lungo un lato della grotta oppure verso un pozzo verticale che collega un'altra sala completamente diversa dalla prima, che arriva a più di 40 metri di profondità. Passando per una strettoia che nel corso del tempo si è insabbiata e dove bisogna stare molto attenti, perché quando si entra inevitabilmente si solleva facendo ridurre la visibilità a meno di un metro. Attualmente è in corso un progetto di immersioni finalizzato all'aggiornamento del rilievo esistente, includendo le parti più strette e profonde. L'attività di rilievo è molto affascinante e soprattutto è indispensabile per qualsiasi attività futura di studio, conservazione o valorizzazione di questo patrimonio sommerso. Da una quindicina di
istruttori di speleologia a scuola, ovviamente, che praticamente si concentra nella zona del sud della Cina, precisamente nella regione del Guangxi. È una regione che a livello speleologico è già stata esplorata da diversi anni fa, diciamo, ma mancava praticamente tutta la parte di esplorazione speleo-squacco, cioè le grotte allagate. E là ce ne sono moltissime, e a tutt'oggi ancora ce ne sono tantissime da esplorare. Il progetto ovviamente si è interrotto nel 2020, però è in Cina e c'è stato proprio. Ma diciamo lo scopo principale di questo lavoro, della nostra esplorazione, è quello di far conoscere anche alla popolazione locale la potenzialità di quel luogo. Se pensate in Messico, dove ci sono i cenote, tutta la comunità vive con il turismo di speleologi subacquei, o speleo subacquei, o cave divers. Là noi siamo arrivati a tutt'oggi, sono piccole, a modo di dire, sono comunità che vivono di agricoltura e poco altro. Passi praticamente da città con 15 milioni di abitanti ipertecnologiche, fai 100 km e ti trovi praticamente a, come se facessi un viaggio nel tempo a 50 anni fa, insomma, anche più. Niente, se vuoi. Ah, ok, queste sono delle immagini sempre delle grotte che abbiamo esplorato. Abbiamo lavorato principalmente su due grotte, una che era stata iniziata l'anno prima, che doveva essere terminato il rilievo, e abbiamo posato la sagola, non questa qua che vedete, questa è una sagola tipo esplorativo. Si usa nel momento in cui per la prima volta si entra in una grotta. Quando la grotta ormai è esplorata, è fatto il rilievo e diciamo la parte esplorativa è finita, si mette una sagola di dimensioni maggiori, permanente, che rimane lì per mettere la grotta in sicurezza per i futuri subacquei che andranno a fare attività. Queste sono tutte immagini di quelle due grotte. Ancora lì, come
sempre detto, ancora c'è tutto, è tutto nuovo, è tutto da fare. Thank you.
Invece in questi ambienti si utilizza un sistema diverso, due bombole laterali si chiama side power. Quando gli ambienti, diciamo, sono più stretti, non è possibile trasportare le bombole sulla schiena, perché rischieresti di distruggere le rovinette che si trovano qua sopra. E quindi per tutti gli ambienti, diciamo, il side mount si usa prevalentemente in ambienti stretti, però dal momento che l'usi poi usando questa cosa che noi dormi. E poi a livello di praticità è migliore, perché tutta l'attrezzatura mandata anche nella valigia, insomma. Invece se lo porta la, diciamo, la piastra che regge di bombola, sarebbe diventato un pochino più complicato. L'altra cosa da dire inerentemente a questa spedizione: ha funzionato tutto, perché venivamo tutti dalla stessa didattica e andavamo in acqua tutti allo stesso modo. Parlavamo sette lingue diverse, però praticamente non ci sono mai stati intoppi, perché condividi anche le procedure. E quindi dal momento che tutti conoscono il modo in cui si va in acqua, c'è poco da dire, c'è l'obiettivo e si lavora. E non c'è stato mai bisogno di mettersi d'accordo sul come, ma abbiamo sempre e solo pensato a quello che bisognava fare. La Buffalo Cave, che c'erano alcune immagini, è una grotta che sviluppa 600 metri di lunghezza e arriva alla profondità di 90 metri. L'ultimo giorno di esplorazione il team di punta è arrivato dai 50 che eravamo arrivati il giorno prima ai 90 metri. Ci siamo fermati là perché erano tutti i giorni, insomma, perché la grotta continuava. E poi vabbè, c'era l'idea di tornare gli anni dopo, purtroppo c'è stato il Covid. Speriamo che quando tutto si sistema prenda in mano questa esplorazione, noi saremo sicuramente pronti e partecipi. Io niente, la parte mia è finita, se volete fare delle domande, se no vi ringrazio e passo la parola a Mattia Mura. Almeno
5-6 risorgenze, diciamo, vicine, così da fare pochi più o meno più possibili e poi riuscire a fare due versioni al giorno, così per i 15 giorni cercare di massimizzare anche il tempo. E quindi siamo partiti subito, appena arrivati, alla prima risorgenza, che si chiama Anonymous. Questa risorgenza è fantastica perché noi abituati a farci il mazzo, veramente il mazzo, a portare attrezzatura su, dopo io vi racconterò le tre risorgenze che abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni, e quindi comunque portare attrezzatura su che esatto, su dislivelli comunque è una pazza importante. Invece qua è un fatto di perché arrivi, parcheggi e 2 metri c'è la risorgenza. Quindi c'è, cioè, questa fantastica perché parcheggi davanti, c'è una scala comodissima, prendi e chiudi. Siamo stati fortunatissimi perché quest'anno è stato molto particolare legato alle piogge. In poche parole, poche piogge hanno abbassato i flussi d'acqua e quindi ha creato una visibilità perfetta per fare l'immersione in termini di risorgenza. Alcune all'ingresso erano un po', tra virgolette, con bassa visibilità, ma dopo si aprivano e c'è una visibilità di 15-20 metri, su alcune che 40 metri. Quindi, questa è la prima. Arriviamo, ci tuffiamo, questa risorgenza è, diciamo che abbastanza bassa come profondità, c'è una media di più o meno 15 metri. C'è un primo pozzo, arriva 10 metri e dopo va dritta per dritta con una media di 15 metri. E scontriamo queste ondotte grandissime. L'operabilità è veramente fenomenale. E guardate qua. Poi, dopo questa, siamo passati il giorno dopo alla reserva, che è sempre comunque molto vicina a quella di prima. Uguale, stesso discorso, si arriva, si parcheggia, si prepara la roba e si arriva subito sul punto di immersione. Veramente, sono 10 metri. Anche questa visita bellissima. Quasi tutte le risorgenze hanno una caratteristica, perché la linea principale, quindi diciamo la Giordaniana, parte già da fuori gronda, cioè in poche parole c'è una corda abbastanza grossa che parte al di fuori, di solito su un albero in questo caso, e ti porta dentro la corda fino ad arrivare, diciamo, ai primi 30 metri che dopo parte la linea. Questa grotta è veramente bella e soprattutto strutturata, cioè questa, diciamo che è una piccola parte di questa grotta, cioè questa divisione è divisa in più sezioni, mi sembra 6 sezioni, è lunga tipo un paio di chilometri. Noi purtroppo andando in un circuito aperto e portando solo una stage avevamo comunque un tempo abbastanza fisso, cioè più o meno c'era un circuito 110 metri, quindi 110-120 minuti di immersione. Il primo giorno abbiamo affrontato l'ingresso e ci siamo portati sulla prima T, perché questa era comunque è una cosa complessa, perché comunque c'ha dei rami. Quindi il primo giorno abbiamo preso la prima T, che sarebbe la prima bifurcazione, in gergo tecnico è un'attiva. Siamo passati sulla parte alta, ok, e poi siamo andati su un pozzo che arrivava fino a 40 metri. Siamo arrivati a 40 metri, poi ci siamo ritirati e siamo tornati dal punto, diciamo, usando la stessa strada.
questa è una delle condotte basse, dove c'erano dei blocchi di crollo enormi. Io li paragonavo sempre alle navi di Star Wars, quelle giganti, quelle dell'impero, non so se ve li ricordate. Questa è la condotta alta. Come vedete è stata sagolata su un masso di crollo, perché è completamente liscio. Questo è sempre la parte bassa. Infatti una cosa molto importante dei corsi, perché si fanno i corsi? Si
fanno perché soprattutto è molto importante pianificare e soprattutto conoscere, diciamo, anche se comunque sappiamo tutti i protocolli in caso di emergenza, eccetera, comunque dobbiamo avere il gas tale da coprire il compagno in caso di ferro, di problemi. Ecco perché comunque si fanno questo tipo di divisione di percentuali di gas di solito. Ok, questa è l'ultima, sempre del giorno della Capuia. Siamo stati a San Giorgio. Stesso discorso, perché questa parte da un laghettino. Anche questa ha la caratteristica, diciamo, un pozzo immerso che va subito a 30 metri, però risale quasi dopo 50 metri sui 20 metri e tiene la quota fino a avere una molla in salita. E queste sono un po' di immagini della San Giorgio, dove ci sono un po' di materiali di crollo. Questa è la mole giganti che sono veramente enormi. Ok, adesso andiamo a vedere un po' il video, perché come ha detto Marco, diciamo che non sono tutte grosse, ecco, infatti volevo farvi vedere un attimo qualche immagine. Questa è l'ingresso della marsepiede. Non abbiamo messo la musica così per fare veramente capire cosa significa entrare su una strettoia alla gara. Simone che stava facendo il filmato, io sono quello da davanti. Arriva. Ecco quello che serve sede mounter, la sistema sede mounter. In questione così, diciamo che è abbastanza semplice, tra virgolette, penetrare su strettoie di questo genere qua, che col back mount, cioè le bombole sulla schiena, è un po' più difficile, soprattutto vedi subito l'attrezzatura dove va a sbattere e poi proteggere subito la bomba. Poi da questo punto si allarga e non è un'altra cosa. Ci chiamo ok, però si chiama solo la bocca. Invece secondo me io è legato invece a Mandinus, che questa senza, questa diciamo che c'è una dimensione, questa è un po' di diciamo ingresso.
Eccoci qua. Ecco, un po' di video. Niente, è stata un'esperienza bellissima da parte di me. Da questo è fatto comunque un pensiero di fare sicuramente un'altra capatina, magari il prossimo anno. C'ho la disponibilità, ma veramente è stato veramente un divertimento. Sono già tre volte già esplorato, quindi si va con diciamo un pensiero solo di divertirsi e basta. E niente, passo non so se avete domande riguardanti il lotto. Sulle tecniche, sui sistemi, perché abbiamo fatto vedere fino adesso due differenti configurazioni, quella che comunque all'inizio ha parlato Marco, che sarebbe una versione back mount, e invece quella che ho visto in questo momento è tutto sede mount, quindi diciamo una struttura, una configurazione nata apposta per prendere in conto. Soprattutto sulle gambe un po' più strette. Ok, passo la palla a Nino che ti... ci siamo avventurati inizialmente che era novembre 2019,
condizioni diciamo abbastanza comuni per tutto il resto dell'anno. E la difficoltà più grossa che abbiamo trovato è stata, a parte l'avvicinamento, quello è un discorso a parte, quello lasciamolo, però diciamo che nello subacqueo c'è un primo sifone lungo mediamente nell'anno 30 metri con una profondità di 6-7 metri all'incirca, dove l'acqua ha una temperatura di 7 gradi. Quindi era, essendo anche un sifone abbastanza ampio, era quasi obbligatoria la muta stagna, ovviamente. E essendo già esplorata, si trova già una sagola all'interno, e quindi non c'è stato bisogno di mettere la nostra sagola, che questa è una procedura di mettere la nostra sagola su tutte le grotte, specialmente in fase esplorativa, perché non sapendo l'acqua fin dove arriva è sempre giusto mettere la propria, anche diciamo come traccia del passaggio. E praticamente in 5 minuti, portandoci comunque tutta l'attrezzatura, doppie bombole, muta stagna, pinne e quant'altro, in 5 minuti abbiamo attraversato il sifone. E visto che eravamo lì, abbiamo dovuto comunque abbandonare l'attrezzatura per poi proseguire a piedi nella parte asciutta e vedere quella muta stagna addosso, dove si poteva comunque diciamo controllare e vedere come proseguiva la grotta, le varie diramazioni. Ci siamo stati più volte anche per risifonare la parte iniziale, il primo sifone, per dare anche l'accessibilità agli spelli del gruppo, di poter vedere comunque cosa c'era di là del sifone. E facendo anche comunque, cioè, all'interno del progetto c'era anche la fase di rilievo, sia tridimensionale che bidimensionale, con tutte le varie sezioni, pianta e indicazioni anche per il flusso d'acqua all'interno di tutta la cavità, con i vari sifoni indicati. E oltre il primo sifone, gli altri tre che vedete qua, diciamo che chi ha particolare acquaticità potrebbe anche superarli in apnea, in quelle condizioni che abbiamo trovato nelle successive uscite, perché poi abbiamo cercato un periodo particolarmente secco, quindi non erano così impegnativi, però per una sicurezza maggiore, a seconda del sifone, adesso non ricordo bene, però ci siamo portati almeno due bombole, o almeno una bombola, scusate, una bombola e un irrigatore. C'è stato forse un giorno che ci siamo portati due bombole, doppio irrigatore, tutta l'attrezzatura, ma in mezzo secondo praticamente ho passato di là, quindi però sì, al secondo sifone, esatto, numero due. Però era una sicurezza, era insomma anche, diciamo che anche l'adrenalina in quei momenti, essendo la prima grotta che esploravamo, fa un po' di brutti scherzi, nel senso portiamo tutto quello che serve, però non avendo ancora la piena conoscenza di quello che è superare il sifone, diciamo, e soprattutto di quella tipologia di grotta. E un'altra particolarità, dove vedete il punto interrogativo, che quello è il ramo attivo della cavità, essendo molto stretto, molto angusto, tagliente, perché ci sono diverse lame di selice che tagliano tutto quello che viene in massa vicino, praticamente, per la difficoltà ci ha detto ok, arriviamo a questo sifone finale, che già un nostro amico l'aveva visto, Valerio, e ci aveva descritto in maniera dettagliata come era il sifone, detto che allora portiamo una bombola, un erogatore, maschera senza pinne, quindi il minimo indispensabile. E una volta arrivato là, rispetto agli altri sifoni, praticamente
cruciforme era un nudo verticale che sì, un nudo andava praticamente a stringere immediatamente, si vedeva alto 4-5 metri con l'acqua limpidissima, e il problema è stato che nel momento in cui mi sono tuffato con l'attrezzatura pronta la visibilità era caffè latte praticamente, e come disarrampico è stata un'occasione abbastanza eccezionale nel capire dove potesse arrivare quel sifone, e non ci sia riuscito a capire perché a un certo punto mi sono letteralmente incastrato con la bombola a fianco, e praticamente questo imbuto aveva preso ormai la mia forma, quindi ho detto va bene, non è il caso di proseguire l'esplorazione, e quindi il progetto per il momento è finito lì, sempre per il momento, ci provo qualche ramo, magari una svista, qualcosa che non si è visto nelle prime uscite, va bene. Questa è la seconda risorgenza, sempre abbastanza angusta come risorgenza, perché comunque dalle nostre parti è difficile trovare qualcosa di ampio, di facile accesso, di facile, in generale di facile, dalle parti nostre non siamo fortunati. E anche qua abbiamo, sia nella bocca del diavolo che qua, abbiamo superato, diciamo, quello che era il rilievo già conosciuto di Giuseppe Antonini, che è uno speleologo, insomma, di fama anche internazionale, conosciuto ormai da diversi decenni. Facendo un rilievo parziale, ci siamo detto, vediamo se possiamo andare oltre quello che è già stato conosciuto. E siamo riusciti ad arrivare fino a un secondo sifone, sì, beh, quando c'era lui c'era anche un sifone in precedenza all'inizio, noi abbiamo trovato un laghetto sulla parte rosa, quindi diciamo siamo arrivati al terzo sifone, e lui praticamente aveva finito il suo rilievo nel primo sifone, esatto, lì, l'unica freccia. Quindi abbiamo continuato l'esplorazione e sì, su quella parte arancione, ovviamente vedete che è completamente dritta rispetto al resto della risorgenza, perché lì praticamente sono entrato solo io, ho documentato e non ho fatto il rilievo perché non era il caso, insomma, non fa anche il rilievo. E niente, non so, quindi mi fa vedere il video della buca o no, cioè, oh. Alla fine, ok, va bene. C'è anche il video qui della tre corse, per questo non saltiamo, perché c'è, insomma, diciamo anche breve come video. Questa qua invece, la risorgenza del Caldare, è quella di nuova, io dico sempre nuova perché c'è, la grotta ovviamente ce l'ha sempre, la risorgenza, però siamo stati almeno senza avere documenti, senza avere riferimenti, scritte e quant'altro, quindi almeno entrare in questa risorgenza. Si trovano i comunicati però sul lato di Montepetrano, e è lungo 85 metri, mi sembra, il mio complessivo. E io, cioè, hanno dato a me questo onere di dare il nome, l'ho richiamato risorgenza di Caldare per quel segmento del fiume Curano che scorre sotto, dove sono create le piscine naturali, cascate, dove la gente dagli anni 60 andava a farci comunque il bagno per evitare la calura estiva, e così ho pensato di dare il nome di questo sì, facciamo vedere direttamente il video. Come vedete da meglio, ci sono due entrate, quella più alta, la seconda che abbiamo trovato, è stata scavata ripetutamente anche dalla nostra Mazza Nepine per trovare, insomma, non è stato semplice.
questa ovviamente si ripetono in condizioni favorevoli, quindi se il periodo secco, sifoni e guardasciuga, sifoni e guardasciuga. È stata l'unica risorgenza, questa qua delle tre, che abbiamo rilevato anche direttamente sott'acqua. Faceva vedere l'inizio Marco Argentarola con le bindelle, il profondimetro, prendendo quindi tutti i dati direttamente in acqua, non sapendo quanto l'acqua potesse rimanere dentro. Dico, intanto avvantaggiamoci, facciamo il primo rilievo dopo un mese, quasi completamente asciutto, bene, rifacciamo il rilievo. Secondo standard, ma spero che lo facciamo. Ci siamo fermati, quello che avete visto alla fine è l'ipotetico proseguo del progetto, dove c'è insomma, sì, la fine del sifone, l'interrogativo, quello si vedrà nei prossimi mesi, nel prossimo anno ormai. E...
esistono delle grotte in ondata, c'è buona visibilità anche dopo, diciamo, come caffè latte. È proprio la mano qua non la vedi, qua la vedi. E quindi è necessario mettere sale, eccetera, eccetera. Le grotte dalle nostre parti funzionano così. All'andata, se sei il primo, vedi qualcosa, già il secondo vede quasi niente, il terzo ci viene per simpatia. C'è un motivo valido per venire in terza. Al ritorno invece per tutti zero visibilità e gran parte dell'addestramento che abbiamo fatto proprio su risolvere situazioni di emergenza in zero visibilità. E praticamente che è il momento di difficoltà massima, nel senso succede qualcosa quando non vedi, non ti vedi con l'altro e hai un problema, lì noi abbiamo fatto la parte più importante di lavoro su come risolvere le situazioni in questa situazione estrema. Però, posso fare una domanda? Sì. Ah, sì. In esplorazione spero subito un curriculum abbastanza stretto. Spero che insomma sta andando. Il primo problema è tornare indietro. Sì. Quante problematiche? Dipende sempre dalla lunghezza del percorso. Allora, quando eravamo in Cina con Simone a 51 metri di profondità gli è esploso un manometro di una volta. Niente, semplicemente ci siamo girati, lui è andato per primo perché era, diciamo, non poteva utilizzare solo una gomma, però eravamo in due e avevamo tre gomme, quindi avevamo il gas necessario per fare i 400 metri fino all'uscita in sicurezza. Caso di restrizione, giri su te stesso e torni tutto. Ah beh, se è bloccato, se è bloccato uno tira l'altro. Ti stappa la roba. Ci sono dei segni convenzionali, tipo incrociare le pinne, che indica che mi sono bloccato. Quindi quello che c'è dietro prende e cerca di scastrarlo. Certo, solo che c'è dietro. La cosa più importante, specialmente in esplorazione, è che la sagra che il primo subacqueo mentre quello davanti, nella fase di entrata, deve saperla ancorare particolarmente bene e la sagra deve rimanere comunque rigida, perché quella è l'ancora di salvezza per il ritorno in caso di problemi. Quello più generico è la visibilità zero, infatti. Ognuno deve seguire tutti e tre, girando su tre, due, e spegne su parli. E praticamente è come quasi fossero occhi chiusi, e tutto fatto al tatto, devono seguire la sagra per poter ritornare poi all'uscita. Quella è la cosa più importante. C'è stato un incidente in Italia, credo che sia la sagra, non sono riuscito a seguire. Eh sì, quella è la cosa principale. Il primo elemento per allora, negli anni passati, diciamo che i corsi e l'approccio a questa attività erano meno approfonditi. Diciamo che noi abbiamo tutte le tecniche che abbiamo appreso, sono frutto purtroppo delle disgrazie degli altri. Cioè, la statistica ha creato le nuove procedure. Quindi adesso questa attività è molto più sicura, già solo 10 anni fa, proprio perché si è andato a lavorare sulle problematiche reali venute fuori durante gli incidenti. Tant'è vero che gran parte dell'addestramento, ma anche noi continuamente andiamo in acqua, anche per esempio, noi andiamo in acqua ovunque, cioè ovunque c'è acqua veramente, nel senso che per poter fare questa attività diamo continuità all'immersione, andiamo al lago di Cingoli, che è una pozza proprio indecorosa, però è un'ottima palestra per provare le condizioni estreme che potremmo trovare. L'altra cosa poi che ne vado a dire su questa attività, nonostante i corsi,
secondo me c'è bisogno di una predisposizione personale, è così, nel senso che molte persone che hanno iniziato questo percorso non l'hanno portato a termine perché ti rendi conto che non è il tuo ambiente, io anche Matti, insomma, quando siamo in acqua, anche se con zero visibilità, riusciamo a mantenere la tranquillità, ci piace, insomma. Facciamo spazio, cioè è meglio quando c'è tanta visibilità, però alla fine non ci dà fastidio quella condizione, diciamo, e quindi facciamo serenamente questa attività. Non è una questione né di coraggio né di essere fuori di capoccia, perché molti le battute classiche, voi altri parlano soprattutto, voi altri siete matti, se una persona, cioè dico invece ci vuole un sacco di serietà per affrontare questa attività, nel senso che lo facciamo con piacere ma con serietà. Comunque magari le corde, cioè la parte di attrezzatura sia speleologica che subacquea.
assieme, insomma, questo fa pensare anche che da soli gli spedosubacchi ormai non fanno più niente, non c'è più l'accesso diretto, scendo la macchina di tutto, ormai tranne il braccio. Sì, ma non sono più esplorati, ma io parlo sempre di roba nuova, sempre roba nuova da esplorare, quindi c'è sempre, c'è deve essere sempre un aiuto da parte degli spiologi che fanno anche da, purtroppo, fanno anche da sherpa, però se non c'è quella condivisione all'interno di un gruppo, si è affiatato meglio ancora, c'è quell'affidamento, non si riesce neanche a concludere il suo progetto. C'è una domanda? Sì, c'è io, buonasera. Io sono uno speleologo di vecchia data, avete capito, se avete finito il mio lavoro. Mi sembra di stare da uno. Qui mi vorrei complimentare per l'attività che fate, e proprio perché concordo che mi diceva il Marco, che mi anche lui. Yeah.
noi non lavorassimo tutti insieme, come ha detto prima il Milo, che questa attività è impossibile. Quindi lei ci supporta e ci sopporta sempre, quindi gli siamo eternamente riconoscenti. Come avete capito, io non sono una Asperio sub, quindi vi porterò il punto di vista di una Asperio semplice nell'esperienza di Asperio subacquea. E parlerò della rifugenza di Boccarotta, che è una cavità che si trova nella zona di Scolito, più o meno nella zona del Chiocchio, e che è stata proprio una rifugenza nei momenti in cui c'è piove tanto, c'è tanta acqua, si riempie d'acqua e l'acqua esce dall'ingresso. Quando poi non viene più alimentata, si sputa, ma all'interno rimangono sei sifoni. E questa grotta è stata scoperta e rilevata da Giorgetti del CAI di Spoleto negli anni 70 e 80 e poi è stata riesplorata dal CAI Terni, di Strelli e CAI Terni, che hanno svuotato i primi quattro sifoni e hanno tentato, quindi a svuotarli tutti in realtà. Solo che sono arrivati al quinto sifone e hanno iniziato a svuotare e non riuscivano a svuotarlo, sono riusciti solamente ad abbassare un po' il livello del sifone e da lì hanno capito che c'era un sesto sifone. Quindi questo apparente successo però ha portato una nuova conoscenza, il fatto che per poter andare avanti nell'esplorazione della grotta c'era bisogno di spedire su. Allora cose non c'erano, non avevano contatto, fatto sta che è rimasta lì la cosa. E quest'anno, in concomitanza con il raduno della FUX, della Federazione Umbra Speleologi, che si è tenuto in quella zona a metà luglio di quest'anno, Giorgetti ha deciso di fare un'esplorazione e ha chiamato quindi i nostri bandi giovani, loro tre, e loro hanno coinvolto anche noi. Ora, perché uno Spero Sud dovrebbe coinvolgere il resto del gruppo Spero? Perché prima di tutto questa è una grotta che, come dicevo, c'è i sifoni non bisogna essere svuotati perché non potevano farli in due giorni tutti. E quindi per svuotare i sifoni bisogna portare all'interno una bomba, una manichetta e poi bisogna svuotarli. Quindi insomma c'è bisogno di tutta una balanza. E poi perché c'è bisogno di portare anche il materiale se non si va, voi direte loro da soli se lo possono portare, no? Perché quello che avete visto finora per almeno la grotta del diavolo, anche le cantare, avevano sì, dicevo la grotta del diavolo le cantare avevano il punto di inversione che è vicino all'ingresso. In questo caso bisognava percorrere diversi chilometri di grotta e per arrivare al punto di inversione che era come dicevo il quinto sifone. Quindi per questo c'era bisogno di qualcuno che portasse le bombole, perché il giorno dell'inversione in un spero subacqueo l'unica cosa che deve fare è portare se stesso al punto di inversione e fare l'inversione, perché la loro attività è talmente difficile, e almeno dal mio punto di vista è talmente difficile e complessa, che ha bisogno di una concentrazione che è doppia rispetto a quella che abbiamo loro, speriamoci del punto di inversione. Quindi devono arrivare lì con il minimo sforzo possibile, senza, sprecando le minori energie possibili, perché devono essere concentrati per poi fare l'immersione. Quindi, tutto ciò, noi siamo andati due settimane prima per svuotare i due sifoni lì alla rifugenza. E poi siamo ritornati il giorno del raduno, che erano due, e abbiamo deciso di fare tutto il primo giorno, perché poi il secondo giorno vediamo tutto il materiale. Quindi, il primo giorno, una squadra che è formata principalmente da ragazzi di Spoleto, sono andati molto presto a svuotare il terzo e il quarto sifone. E poi siamo arrivati noi in porta bombole per portare il materiale nel punto di immersione. Quindi c'è stato Mirko che ha montato un paranco, perché c'è un pozzettino, ve lo vedrete nel video, c'è un pozzettino che è facile da arrampicare, per immaginare anche un peso, insomma, c'è un peso del paranco. E poi ognuno di noi ha preso un sacco. Ora, la difficoltà di portare il materiale loro è che sono le bombole, ma anche gambe, sono cose che sono scomode, pesanti e sono anche delicate. Quindi praticamente noi abbiamo questo sacco che è una bomboniera da portare fino alla fine della grotta. Questa grotta poi è una cosa, non è che è come il sacco di corde che si prende, si striscia, si lancia, tanto ci sono le corde dentro. Cioè la bombola è delicatissima, appunto si rovina se la sbatti, ma
come c'è l'erogatore. Se l'erogatore si... se spacchi l'erogatore è molto per uscire dal gas che montare. O poi si potrebbe rompere e arriva il gas dall'inversore, insomma, nel massimo. E quindi, ripeto, per questi tratti, comunque, era possibile, l'abbiamo portati alla fuga di inversione in una grotta che è strettissima e soprattutto poi con i sifoni che si va giù, che si va giù, che si va giù, che si va giù per 4 volte e poi soprattutto, insomma, vedete dalle foto, è piena zeppa di fango. Cioè io quel fango mi è arrivato sotto la tuta, cioè la tuta, mi è arrivata sotto la tuta e le cose che avevo sotto, ho fatto 3-4 lavaggi per togliere il fango. Ma questo penso anche a voi, cioè, era tantissimo, ma perché è stata una grotta più, ma c'era tantissimo fango. Arrivato in punto di immersione, ho avuto la fortuna di rimanere lì con Mattia, che con già tipo un chirurgo ha sistemato tutta l'attrezzatura in maniera ordinata e coscienziosa, l'ha provata tutta e poi sono arrivati i big, sono arrivati. E la cosa particolare è che erano tesissimi tutti e due, perché normale, perché vedo che bisogna essere concentrati. Però con un modo di reagire diverso che poi rispecchia il loro carattere. Cioè Marco era tipo un sguardo fisso e mutismo selettivo. Quello che diceva è solo relativo a questo. Lui parlava. La chiacchiera l'abbiamo presa. E vabbè, comunque. E poi, niente, qua Mattia ne ha fatto vestire, sono entrati, si vede lì, e a di lì hanno iniziato l'inversione. E da quel punto in poi l'attenzione loro è passata, almeno a me, la penso anche a Mattia, è passata a noi. Io mi sono sentita tipo una mamma che aspettava il figlio tipo sabato sera che è tornato a casa dalla discoteca, uguale, facciamo un'ansia allucinante, e che mi è passata solo nel momento in cui ho visto loro che uscivano dall'acqua. Poi c'è questa immagine tipo, che ne so, un mostro marino, perché prima le bolle, poi le si vedono le luci sotto il velo del là, però è bello. L'immagine è molto bella. Vabbè, comunque poi loro sono usciti e ci hanno raccontato quello che avevano visto, quello che avevano esplorato, e in pratica il quinto sifone, il sesto sifone, in realtà è un sifone unico, divisi da una trama. Arrivati alla fine del sesto sifone, non sono riusciti ad andare avanti perché hanno trovato una strettoia frana. Una strettoia che normalmente in una situazione di grotta asciutta si può scavare, però in una grotta bagnata, quando sei in immersione, non lo puoi fare. Prima di tutto perché se c'è un crollo, un conto è tirare le gambe allo spero e tirare fuori lo spero subito, cioè è una situazione molto più pericolosa. E poi perché, per quello che dicevano anche prima, se si muove troppo nel terreno, la visibilità si riduce ancora meno di quella che già avevano. Non so che visibilità avevate, ma penso che già era minima, quindi non muovendo tutto. Quindi ecco, diciamo che l'esplorazione finiva lì. Anche in questo caso però c'è da dire, è importante da dire questo, che anche se le esplorazioni finiscono subito, questo l'aveva detto anche il mio primo, non è un insuccesso, perché comunque danno nuove informazioni. Dato nuova conoscenza e quindi nuove possibilità, perché adesso noi sappiamo cos'è che blocca, sappiamo che lì c'è la strettoia, in un futuro, magari per una condizione ambientale ci potrebbe essere meno acqua, oppure perché si trova un modo per sfruttare tutto il sifone, una cavolata, però magari c'è un modo per sfruttare il sifone, oppure si trova, non so, perché per qualche motivo si riesce a trovare un modo per scavare senza rimanendo in sicurezza, si può andare avanti. Però già il fatto che uno sa, c'è una strettoia, uno pensa come posso risolvere questo problema, e comunque non è stato un insuccesso. E poi dal mio punto di vista non è stato un insuccesso per tutto il fatto che allora noi eravamo non solo proprio verificati, quindi già è più difficile mettere d'accordo delle teste con lo stesso punto, ma era più verticale, c'era più un po' di verticale di Spoleto, c'erano i ragazzi dell'Aquila, c'era Todi e c'era anche un ragazzo di Viterbo, quindi erano persone che ci eravamo conosciute, se vogliamo, ma non è che ci conoscevamo bene, ci siamo conosciuti in quel momento durante il raduno e siamo usciti comunque a portare avanti tutta l'operazione perfettamente, ma questo io penso perché la speleologia è una questione talmente forte che fa da collante comunque. E in questo caso ha fatto anche da un piano per un meccanismo che ha dato alla presenza.
senza pretenzioni. Questa è l'altra cosa. Thank you.
Allora, ringraziamo Mattia, Marco, Dina e Roberto per questa serata che ci hanno accompagnato in questi luoghi sicuramente ostili, dove non sono alla portata di tutti, dove coraggio, determinazione, preparazione sono sicuramente virtù che a questi ragazzi non mancano. Quindi un grosso ringraziamento da parte del CAI, da parte del Presidente e da parte mia. Grazie. Un saluto a tutti, ci rivediamo con questa serata, da qui, come ho detto, termino le serate del CAI di Rubbio. Ci ritroveremo nella seconda quindicina di gennaio con nuovi programmi che stiamo preparando. Volevo omaggiare al gruppo che ha tenuto questa serata e che ci ha fatto vedere queste bellissime immagini, il libro, visto che Rubbio non è famoso solo per la bellezza della città, ma anche per la cura dell'Emilio e per gli studi che il professor Alvarez ha fatto sul